Buona lezione. Allora, partiamo dal tiro per il lungo, gambe larghe, talloni all'interno, punte dei piedi all'esterno, ginocchia piegate. Le ginocchia, mi raccomando, non in avanti, ma che spingono in via. La coda che spinge in avanti, quindi non all'indietro, ma ben in avanti. Inizio a tenere in banda, quindi tiro su verso l'alto, l'ombelico all'interno. Inizio ad inspirare e ad espirare. Porto i gomiti vicino ai fianchi, palmi delle mani rivolte verso l'alto. Palla all'indietro, petto che vuole salire. Chiudo gli occhi, la lingua sul palato qualche istante. Tengo il panda. Inspirando, allargo le braccia per disegnare l'orizzonte, palmi delle mani rivolte verso il basso. Espiro, provo a scendere un pochino verso il basso senza esagerare, mi raccomando le ginocchia verso l'indietro. Inspiro, allungo le gambe, tutte le gambe sulle braccia. Espiro, allargo le braccia, piego le ginocchia e scendo. Inspiro su. Espiro. Inspiro su. Espiro. Inspiro su. Espiro, inspiro su, espiro, scendo e mi fermo. Inspirando, mi inclino bene verso destra, mantengo bene le gambe in posizione. Espiro, torno al centro. Tenete il panda, inspiro bene, mi porto verso sinistra, espiro, inspiro, fermi con il bacino, espiro, inspiro, espiro, inspirando allungo lentamente le gambe sulle braccia. Espiro di nuovo, scendo e allargo le braccia, mi fermo, coda in avanti, banda tenuto, petto alto, spalle sempre sotto controllo. Lentamente appoggio le mani alle ginocchia, braccia dritte. Allungo bene tutto il braccio, sia destro che sinistro, per andare con le mani verso le ginocchia. Non vado in avanti con il petto, rimango sempre coda in avanti e respiro. Inspirando di nuovo su, allungo le gambe, su. Dobbiamo sentire le cosce che bruciano. Espiro. Non scendo con il petto, allungo le braccia. Inspiro su. Espiro. Mi fermo, braccia belle dritte e lunghe, allunghiamo bene tutta la spalla, il braccio, il petto verso l'alto. Mantengo. Inspiro di nuovo su. Espiro. Inspiro di nuovo su. Espiro.
Mi fermo, porto il dorso della mano destra all'interno del palmo della mano sinistra. Pollici che si incontrano, ruoto un po' le spalle, muscoli delle cosce forti. Respiro, inspirando, allungo e su le braccia. Mantengo la posizione delle mani. Ruoto bene i piedi, in questo caso per me verso sinistra. Come sentite, tanto da una parte e dall'altra compensiamo. Bene, fianchi che spingono bene in linea in avanti, gambe dritte. Respiro. Proviamo a muovere le spalle. Senso orario, senso antiorario. Solleviamo il tallone della gamba dietro. Cerchiamo di allineare bene i fianchi, pieghiamo entrambe le ginocchia, senza appoggiare il ginocchio destro a terra o sinistro in questo caso. Respiro. Mi raccomando, il ginocchio in linea alla caviglia. Anche in questo caso il mio ginocchio della gamba dietro è in linea alla caviglia. Respiro. Rientrate alla posizione delle mani, inspirando allungo entrambe le gambe, tallone dietro a terra. Espiro, ruoto i piedi dall'altro lato. Gambe dritte, fianchi sempre ben direzionati. Sollevo il tallone della gamba dietro. Espiro, piego entrambe le ginocchia. Cerchiamo di non superare il ginocchio, col ginocchio la caviglia, il ginocchio della gamba dietro in linea alla caviglia dietro. Mantengo il respiro. Non andiamo in tensione con le spalle, proviamo a muoverle. Ed inspirando allungo entrambe le gambe, tallone a terra, ritorno al centro. Inspiro, espiro, piego le ginocchia, allargo le braccia. Inspiro, mi inclino verso destra. Espiro, torno al centro. Coda in avanti. Inspiro, verso sinistra. Espiro, torno al centro. Inspiro, allungo le gambe, sulle braccia. Espiro di nuovo, scendo. Inspiro, porto il dorso della mano destra all'interno del palmo della mano sinistra. Respiro, petto alto, coda in avanti. Inspiro sulle braccia e su, bene allungo le gambe. Espiro, ruoto bene i piedi, fianchi in linea. Inspiro, espiro. Tiro tallone che si solleva scendo senza col ginocchio superare la caviglia. Respiro, mantengo ginocchio dietro in linea alla caviglia. Inspirando allungo. Espiro, torno al centro. Inspiro, espiro, piego le ginocchia, scendo, allargo le braccia. Inspiro verso destra. Espiro, torno, i fianchi rimangono dove sono, inspiro verso sinistra, espiro, torno, inspiro, allungo le gambe sulle braccia, espirando di nuovo, allargo le braccia e scendo, colonna dritta, non mi inclino in avanti, mani alle ginocchia, allungo bene le braccia, respiro. Ed inspirando dorso della mano destra all'interno del palmo della mano sinistra. Inspirando allungo le braccia, allungo le gambe. Espiro, ruoto verso l'altro lato. Inspiro, espiro il tallone che si solleva, il ginocchio in linea alla caviglia. Mantengo il respiro. Inspiro. Espiro. Inspirando allungo le gambe, torno al centro.
Espirando, allargo le braccia e scendo. Inspiro verso destra. Espiro, torno. Inspiro verso sinistra. Espiro, torno. Inspirando, allungo le gambe, allungo le braccia. Espirando di nuovo, scendo. E questa volta il dorso della mano destra all'interno del palmo della mano sinistra. Inspiro sulle braccia, allungo le gambe. Espiro, ruoto sul lato. Inspiro. Espirando, piego entrambe le ginocchia. Inspiro. Espiro. Inspirando, ritorno su. Espiro al centro. Inspiro, piego le ginocchia, allargo. Espiro. Inspiro, ritorno su. Espiro, di nuovo scendo. E questa volta le mani alle ginocchia. Sempre colonna dritta, cuore in avanti. Allungo bene il braccio verso il basso e allungo anche il collo. Quindi come se ci fosse un filo, la massima sommità del capo che mi allunga, allunga la nuca. Respiro. Inspirando, allungo le gambe sulle braccia. Espiro di nuovo, scendo. Inspiro verso destra. Espiro, torno. Esagero un po' con i movimenti. Inspiro verso sinistra. Espiro, torno. Inspiro, allungo e sulle braccia. Espiro, ruoto verso destra. Inspiro, espiro, piego entrambe le ginocchia, mantengo e lentamente questa volta porto le mani a terra. Allora, cerco di far rilassare la parte bassa della colonna, appoggiando addome e petto alla coscia. Ginocchio piegato. Ma sollevato da terra, respiro, incrocio le braccia sotto la coscia. Guardo il piede. Lentamente porto il ginocchio sinistro a terra. Dorso del piede sinistro a terra. Mi siedo sul tallone, mani a terra. Allora, cerco di avere il tallone. Per me in questo caso è della gamba sinistra, il tallone è perineo, dorso del piede allungato, quindi cerco di sistemarmelo, la gamba opposta dritta e lunga. Apro bene le dita del piede, ruoto la caviglia. Inspiro, uso bene le spalle, su verso l'alto. Come abbiamo fatto prima, dorso della mano destra all'interno del palmo della mano sinistra, pollici che si incontrano. Espirando, in avanti la coda all'indietro, il petto in avanti, cerco di avvolgere la pianta del piede. Guardo il piede, respiro. Se non arrivo al piede, mi aggancio o alla caviglia o al polpaccio. Ma dovremmo riuscire tutti ad arrivare ad agganciarci il piede. Rilasso le spalle, da qui spingo con la pianta del piede le mani in avanti. Quell'allungamento che abbiamo sentito prima all'interno delle braccia, anche qui deve presentarsi. Mentre spingo col piede le mani in avanti, le braccia si allungano, rilassate le spalle e respirate. Immaginate il piede che schiaccia, come se dovesse schiacciare l'acceleratore. L'allungamento deve sentirsi all'interno del dorso del piede, della caviglia, fino alla coscia. Ed inspirando di nuovo, sgancio su, senza perdere l'aggancio che abbiamo costruito prima nelle mani. Espiro, coda bene in avanti, inspiro, vengo su. Espiro, punto il piede, quello dietro. Inspiro, spingo sotto il piede della gamba davanti, sollevo lentamente il ginocchio.
Inspiro, allungo le gambe, tallone a terra. Espiro, ritorno al centro. Inspiro. Espiro, piego le ginocchia, allargo. Scendo quanto mi più possibile ora, coda in avanti. Inspiro verso destra. Esagerate. Espiro. Inspiro verso sinistra. Espiro. Inspiro, allungo le gambe, allungo le braccia. Espiro, scendo e allargo. Inspiro, appoggio le mani alle ginocchia. Uso la lunghezza delle braccia, la coda in avanti, petto verso l'alto. Sempre massima sommità del capo che mi allunga la nuca verso l'alto. Inspirando, allungo le gambe su. Espiro, ruoto verso il lato opposto. Inspiro. Espiro, piego le ginocchia. Rimango col ginocchio dietro sollevato, il ginocchio davanti in linea alla caviglia. Respiro, questa volta scendo. Incrocio le braccia sotto la coscia, rialzo le spalle, mantengo il ginocchio sollevato della gamba dietro. Respiro. Lentamente appoggio il ginocchio a terra. Dorso del piede a terra, mi appoggio, mi aiuto con le mani, il tallone che per me ora è nella gamba destra, sotto al perineo. Gamba sinistra, in questo caso, gamba opposta, dritta e lunga. Coda in avanti, petto alto. Respiro. E riporto le mani in posizione come abbiamo osservato precedentemente sulle braccia, il dorso della mano destra all'interno del palmo della mano sinistra, pollici che si incontrano. Però mentre faccio questo, importante anche sulle spalle, mentre allungo le braccia, sto allungando, e sto cercando di mandare bene verso l'alto le spalle verso le orecchie. L'ombelico all'interno si deve espandere il torace. Le braccia sono in avanti, non sono nemmeno troppo dietro, sono bene dritte, lunghe verso l'alto. Una linea dritta e lunga. Espiro, la coda all'indietro, il petto che va avanti, avvolgo. Uso la rotazione nelle spalle, avvolgo con le mani la pianta del piede. E come prima, cerco di spingere il piede in avanti mentre le braccia si allungano. Immagino in questo caso di piacere la frizione. Respiro. Espiro, allungo bene. Devo sentire l'allungamento all'interno del dorso del piede e la caviglia. Le polpacce della gamba, mentre spingo le braccia si allungano. Cerco di non andare in tensione con le spalle, sempre giù verso il basso che si allunga. Inspirando ritorno su verso l'alto. Ricontrollo bene la coda in avanti, di nuovo. Cerco di sentire l'allungamento verso l'alto, le spalle che chiudono le orecchie. Concentrati, da qui dobbiamo risalire, quindi dobbiamo usare tutta la muscolatura. Inspiro, senza buttarsi troppo in avanti. Spingo e vengo su. Espiro, punto il piede. Inspiro, sollevo il ginocchio. Mantengo il respiro, la coda in avanti. Inspiro, allungo entrambe le gambe, ritorno al centro. Esagerate ora con l'apertura delle gambe. Espiro, piego le ginocchia e scendo. La coda in avanti, allungo bene le braccia. Inspiro, qualcuno mi tira verso destra. Espiro,
Espiro, torno, coda in avanti, inspiro verso sinistra, espiro, torno, inspiro a lungo e su, muovo le braccia, stesso risultato, consapevolezza sulle spalle, espiro di nuovo, scendo, inspirando, mani alle ginocchia, allungo bene le braccia, espiro. Inspiro di nuovo su, allungo le gambe. Espiro di nuovo, scendo. Inspirando dorso della mano destra all'interno della mano sinistra. Pollici che si incontrano, petto aperto. Inspiro, allungo le gambe sulle braccia. Bene le spalle verso le orecchie. La coda in avanti. Inspirando, mi inclino verso destra. Mantengo la postura, mi raccomando, non vado in avanti. Bene la linea, seguo la linea della gamba. Inspirando, come allargo le braccia? La mano destra, nel mio caso, va al ginocchio destro. Il braccio sinistro è dritto e lungo, su verso. Guardo bene su e respiro. Provo a scivolare senza esagerare, senza dover inclinarmi troppo in avanti, verso la tibia. Spiro. Da qui senza fretta, inspirando, petto in avanti e scendo, porto la mano sinistra alla tibia. Sinistra nel mio caso, e poi su verso la volta il braccio destro. Inspiro. Espiro di nuovo in avanti, ruoto, sento il bacino immobile, è la parte alta del corpo che ruota, inspiro su. Espiro. Inspiro, cerco di aprirmi bene. Espiro, iniziamo a capire dov'è il movimento e dove lavora, lavora sui fianchi. Inspiro, cerco di non muovermi con i fianchi o il bacino. Espiro, inspiro, espiro, inspiro e qui mi fermo da dove sono partita. Bene il petto aperto, inspirando, ritorno su verso l'alto con le braccia. Espiro, piego le ginocchia, scendo, coda in avanti, allargo le braccia. Inspiro verso destra. Espiro al centro. Inspiro verso sinistra. Espiro al centro. Inspirando, allungo le gambe, allungo le braccia. Espirando di nuovo, allargo le braccia e scendo. Inspiro, mani alle ginocchia, ancora allungo bene tutto il pettorale, la spalla e le braccia, la coda in avanti. Inspirando senza fretta, mano destra all'interno, dorso della mano destra all'interno del palmo della mano sinistra, sempre petto bene aperto. Inspirando di nuovo su e allungo. Espirando, bacino fermo, lavora la parte alta, come abbiamo fatto prima, spalle verso le orecchie. Inspirando, mi inclino verso, nel mio caso, sinistra, parte opposta. Inspiro, espiro. Inspirando, allargo le braccia. La mano mi finisce sul ginocchio, il braccio verso l'alto. Senza inclinarmi troppo in avanti, cerco bene la linea. E provo a scivolare un pochino giù verso il basso. Inspiro, riempio, espiro in avanti, ruoto e cambio. Inspiro, espiro, inspiro, espiro. Mi raccomando, fianchi fermi, sono bene i laterali che lavorano, come se volessi andare un po' a strizzare. Inspiro ed espiro.
Quando inspiro, sono la direzione è verso l'alto. Quando espiro, scendo e ruoto. E mi fermo dal lato da cui siamo partiti. Giro bene la linea, gambe dritte, inspiro, ritorno. Espiro, scendo. Coda in avanti, inspiro, braccia su, allungo le gambe. Espiro, scendo. Inspirando. Dorso della mano destra all'interno del palmo della mano sinistra, rilasso le spalle, coda in avanti, questa volta chiudiamo gli occhi, rilassiamo le braccia, anche se non ho appoggio sotto i gomiti e le braccia sono piegate, posso rilassarle. Lingua sul palato, non serrate la mandibola. Prendete rifugio nel respiro. E proviamo a tenere bene il banda senza esagerare, non far spingerlo troppo. Ricordate i punti, lingua, braccia rilassate, respiro senza bloccare il respiro. Inspirando il più lentamente possibile sulle braccia, allungo le gambe. Espiro, allargo e piego le ginocchia. Inspiro verso destra. Espiro, torno. Inspiro verso sinistra. Espiro, torno. Allora, ora in questo preciso momento le ginocchia rimangono piegate, però la coda va su verso l'alto e scendo con il petto. Tengo le ginocchia piegate, le mani a terra. Mantengo il respiro, mi raccomando, le ginocchia sempre attive, all'indietro, non in avanti. Senza fretta, lentamente porto ginocchio destro e terra e ginocchio sinistro. Portiamo i piedi, inspiro, apro, coda su, allungo la gola, espiro, chiudo, inspiro, apro, espiro, chiudo, inspiro, espiro. Caviglia destra sopra la caviglia sinistra, dorsi dei piedi allungati, mi siedo e allungo le gambe. Passate un po' le ginocchia, ruoto le caviglie. Massaggiate un po' le gambe. E ci portiamo dentro il petto, srotolo la colonna a terra, sempre comunque attivi ancora. Mano sinistra al fianco sinistro. Segno della vittoria del braccio destro, il mento in direzione del petto, senza piegare la gamba, su verso l'alto. Voglio andare a prendere col segno della vittoria le dita dei piedi. Se riesco, gambe dritte, altrimenti. Cerco prima di sollevare la gamba dritta, poi se non riesco al massimo della mia potenzialità, allora poi posso piegare il ginocchio. La tendenza è quella di averla dritta per tutto il percorso. Cerco di rilassare la spalla, se non arrivo a prendermi col segno della vittoria a luce, va bene anche prendersi il polpaccio. Respiro, mantengo, rilasso la spalla destra, rilasso anche la gamba sinistra, spalla sinistra, mento in direzione del petto,
E come abbiamo fatto nella posizione precedente, ora proviamo a spingere con le dita dei piedi, tenderà ad allungarsi di più la gamba, il braccio destro verso l'alto. Fate attenzione, la spalla deve risalire su verso l'alto mentre è completamente abbandonata. Il mento sempre in direzione del petto. Non si gira la nuca né a destra né a sinistra. Spiro. Lentamente mantengo la posizione della gamba destra, sgancio l'impresa dell'aggancio, anche se ho il polpaccio, comunque la punta del piede va verso, la mano al polpaccio, la punta del piede va verso il cielo. E questa volta mantenendo forti le gambe, il petto vuole andare verso il ginocchio. Allungo bene anche le braccia e respiro. Il lavoro è sempre sull'allungamento nelle spalle, quindi uso bene un po' l'addominale, tutta la lombare è attaccata a terra. È il petto che vuole risalire verso il ginocchio, le braccia bene in avanti, si allungano. Respiro. Uso bene l'addome, respiro, tutta la lombare attaccata a terra. Ed espirando riappoggio le spalle e poi la nuca, giù le braccia, giù la gamba. Mano destra al fianco destro, alla destra rilassata. Segno della vittoria, inspiro sulla gamba sinistra. Anche qui sempre il percorso è tutto con la gamba dritta. Se non riesco, verso la fine posso piegare. Aggancio il segno della vittoria alla luce, se non riesco va bene anche il polpaccio, ma comunque le punte delle dita dei piedi iniziano a tirarmi la spalla verso l'alto. E allungo bene. Sento la spalla che viene allungata verso l'alto, rilasso bene le spalle e il mento in direzione del petto. La nuca non ruota né a destra né a sinistra. Respiro. Ad ogni respiro cerco di allungare sempre un po' di più, sempre di tirarmi un po' di più il braccio, allungamento nella spalla. Anche nel caso in cui io sia arrivato con la mano al polpaccio, comunque il lavoro di allungamento della spalla lo posso fare comunque, portando con la gamba verso l'alto. Lentamente lascio la gamba sinistra dove si trova, sempre la punta del piede posizionata verso l'alto, il petto che vuole andare verso il ginocchio, allungo le braccia. Respiro, uso l'addome. Tutta la lombare attaccata a terra, la gamba destra è dritta e lunga. Tiro. Mi raccomando, il lavoro sulle spalle, non è spalle giù verso il basso, spalle che vengono tirate, come se qualcuno mi stesse tirando dalle braccia. Ed espirando lentamente prima le spalle in giù, poi la nuca e giù la gamba. Mani retrosse lì, ok? Rilasso i piedi verso l'esterno, serve mi copro. Mi lascio andare a terra. In realtà il lavoro è stato particolarmente intenso, dovreste percepirlo a livello di muscolatura, si lavora tanto con la forza. Quindi cercate di percepire bene il lavoro all'interno delle cosce, dei glutei e nell'allungamento e apertura del
lavoro di forza, ma comunque di calma. Percepite bene il corpo e anche questa sera cerchiamo di osservarlo, considerarlo con amorevole gentilezza. Rallentando il respiro, creando un'onda attraverso l'inspiro, addome trace, e l'espiro che lascia andare. Inspiro, un'onda che si espande addome trace, espiro e lascio andare. Ora cerchiamo di far arrivare l'inspiro nelle spalle. Quindi inspiro, espande addome e torace fino alle spalle. L'ultimo movimento dell'inspiro si deve far sentire nel movimento delle spalle. Espirando, lascio andare. Quindi inspiro mentre un'onda addome, torace e spalle diventa più lungo. È come se avesse una coda. Provate anche a rendere rumoroso il respiro, a renderlo come un'onda del mare, simile il suono, simile al movimento del e sento che ho potenza di controllo all'interno del respiro, potenza che è un nucleo di energia, quindi posso piano piano sia generarlo che calmarlo, ma direzionarlo da qualche parte. In questo caso abbiamo utilizzato addome, torace e spalle. E percepisco che quando espiro posso abbandonare, lasciare andare. Stessa misura in cui quando inspiro sento che c'è qualcosa che si carica, si alimenta, quando espiro posso lasciare andare. Momenti di sospensione tra l'inspiro e l'espiro sono momenti di pausa. Qui non accade niente, è uno spazio in cui posso utilizzarlo anche durante il rilassamento profondo, che siamo coricati a terra. Per osservare in quel particolare spazio, sia pieno che a vuoto, cosa accade all'interno della mente, cosa accade all'interno del corpo. Quando inspiro profondamente, sono un kumbhaka pieno, quindi ho inspirato, l'aria è a pieno, c'è la sospensione a pieno, posso andare ad ascoltare il battito del cuore. E lo posso andare a ricercare attraverso la mente, anche attraverso gli occhi, quindi gli occhi si portano verso sinistra, in giù verso il basso, a cercare sia il suono che la posizione. Quando espiro e sono a vuoto, la sospensione a vuoto, posso visualizzare l'intero petto e principalmente la gola.
verso la gola, la sensazione all'interno del becco, viso, la manifestazione a livello fisiologico di quello che è il battito del cuore, la pressione, la circolazione, diventano tutte manifeste, diventano tutte chiare. E posso osservare, posso diventare cosciente di ciò che accade. In questo caso, in questa lezione, anche ci siamo occupati della parte un pochino più alta, spalle, petto, quindi cuore, gola, orecchie. Ma in ugual misura tutta la mia attenzione, quindi la mia energia, il mio respiro, posso direzionarla e portarla in qualunque parte del corpo. Vi lascio anche questa sera distesi a terra, a respirare, a visualizzarvi. Ognuno poi con i suoi tempi decide quando risollevarsi, tanto non c'è fretta. Prendetevi il vostro tempo, qualunque cosa dobbiate fare, acquisite la capacità di vivere anche qualche istante, qualche minuto in completo distacco. Distacco non è disinteresse, distacco è capacità di visualizzarsi, portati a terra, visualizzare la capacità di respirare, il movimento del corpo, le varie parti, scoprire le tensioni che si presentano nel corpo. Dove il tempo e lo spazio diventano un'altra cosa, si ridimensionano.